Sì, un messaggio su YouTube per dare il buon anno, l'in bocca al lupo a tutti gli studenti della provincia di Firenze, gli studenti delle scuole superiori. 37.000 ragazzi che sono quelli a cui la provincia deve provvedere in ordine all'edilizia scolastica, alle scuole. Tante volte anche con voi abbiamo avuto qualche scambio e qualche scontro per trovare le giuste sistemazioni per tutti. Però l'in bocca al lupo che io vorrei farvi, non a nome personale, ma a nome di tutta la provincia, è innanzitutto un in bocca al lupo non solo legato alle questioni dell'edilizia scolastica, che sono importanti, intendiamoci, se io faccio tante chiacchiere e poi non vi do le aule o non vi garantisco la possibilità di andare a scuola, ogni tipo di discorso appare come la solita chiacchiera di un politico. No, io credo che sia assolutamente importante fare il nostro mestiere, che è quello di mettervi in condizioni di essere tutti a scuola, e mi piacerebbe anche ragionare con voi di tutti i progetti aperti. Abbiamo appena acquistato Sant'Orsola dal governo, dal Demanio, sarà sede per il liceo artistico. Ci sono tutta una serie di progetti molto belli, li vedremo insieme, se volete, studenti della provincia di Firenze, il 27 e il 28 settembre, quando alla stazione Leopolda, in centro a Firenze, avremo modo di confrontarci sulla stazione delle idee, cioè una o due giorni dedicata alla scuola. Io però vorrei farvi questo in bocca al lupo, non tanto e non solo per raccontarvi cosa facciamo noi, ma per dirvi quello che ci aspettiamo da voi. Perché mi sembra importante che oggi un'istituzione vada dai ragazzi e dica che ha fiducia nel lavoro che possono fare i ragazzi. Siamo pieni di statistiche, di indagini, di sondaggi fatti solitamente da persone molto più grandi che de definiscono e dipingono questa generazione come una generazione grigia, come una generazione senza entusiasmo, senza passione, senza coraggio. Ecco, io credo che sia un'autentica falsità. La generazione di oggi, dei ragazzi che vanno a scuola, ha nella propria possibilità una serie fantastica di ipotesi e di opportunità. Per me è molto importante, questo è molto importante, che la provincia vi dica: abbiamo fiducia nel talento di ciascuno di voi. Ed è il vero messaggio che vogliamo darvi all'inizio dell'anno. Darvelo però con la chiarezza di chi dice che abbiamo bisogno di voi per come siete, con i vostri pregi e con i vostri difetti. Io non credo alla rappresentazione per cui esiste una seconda vita, un avatar virtuale nel quale nascondersi. Ecco, abbiamo bisogno dell'entusiasmo, dell'intelligenza, del cuore, della fantasia dei ragazzi delle scuole superiori della provincia di Firenze. E ciascuno di loro è per noi oggi una opportunità di crescita e di ricchezza ben più importante che non una riflessione sull'edilizia scolastica. Garantito, staremo attenti anche a quella. Per cui in bocca al lupo forte, un in bocca al lupo vero. Lo faccio su YouTube perché nel passato tutte le polemiche sul bullismo, lo strumento delle nuove tecnologie è sempre uno strumento che viene utilizzato bene o male a seconda di chi lo utilizza. Allora, quando gli adulti fanno polemiche su YouTube, non capiscono che questa è una straordinaria opportunità nell'era della trasformazione digitale, ma soprattutto quello che è una straordinaria opportunità è ciascuno di voi. Noi crediamo nel vostro talento. E ci fa piacere se quest'anno, l'anno scolastico 2007-2008, sarà un anno che vedrà gli studenti della provincia di Firenze protagonisti del cambiamento, protagonisti della propria società, protagonisti di un futuro che è già iniziato. In bocca al lupo di cuore a tutti e a ciascuno.